Partenza valida. La Giusa è al comando, esce veloce dalla prima curva, già con una decina di metri di vantaggio sulle seguitrici, che invece sono tutte molto vicine tra loro. Siamo al passaggio con la campana dell'ultimo giro, sempre la Giusa al comando. Ricordo il tempo che vedremo sul traguardo, questa prima batteria di qualificazione, ed è 46.046. C'è una falsa, è di Lorini Alessia, la numero 777. È valida questa seconda partenza, è proprio Lorini Alessia che prende il comando. Parma e Benca dietro di lei. Ciao Ale, dai Ale! Proviamo il tempo della prima batteria, 46 secondi e 0,46. Proseguono in coppia, vediamo se ci sarà un tentativo. Dai, dai, l'ultimo giro! L'ultimo giro, sempre Lorini al comando, Parma in seconda posizione e vediamo il tempo, restano nelle stesse posizioni, 47 2 6 4 47 2 6, Italia, Lucrezia, Savona, in quelle del Cassano non si è proprio fatto la nostra parte. Dai Lulu! Dai Lulu! Lucrezia prende decisamente il comando. Dai Lulu, dai Lulu! Dietro di lei c'è Gianni. Poi il primo del Savona, Lucrezia e per la Rubecca corsi di giù. Vediamo il passaggio con Sini e Vitale che si portano a ridosso della Gatti Melissa. Vediamole all'arrivo, è l'arrivo in volata. Dai Lulu, dai Lulu! Con un tempo di 46.070. 46.070. Vicinissimo al tempo del male. Partite, intanto si preparano i senior maschi, è Sofia Saronni che prende il comando alla prima curva, dietro di lei è Matilde Pina, sempre Sofia Saronni e Matilde Pina. L'ultimo giro, abbiamo avuto due batterie di 46.0. Quale sarà il tempo di Sofia Saronni? 47.124. 47.124.